Tac. Signori e signori, questa sera in ambito horrorino ci proviamo Homebody, un titolo uscito da un po', in realtà infatti l'ho recuperato in realtà da un paio di mesi ce l'ho. Però arriviamo, anche se un po' in ritardo, arriviamo. Titolo, come detto, horrorino con dei puzzle game per cercare di sopravvivere. Dovrebbe essere, a grandi linee, un gruppo di ragazzi che viene... così dice Steam, tormentati dal passato e inseguiti da un killer. E un attimo che zoomino un pochino. E loro devono cercare appunto di non farsi inchiappettare dal killer. Tra l'altro Bloodflower dovrebbe conoscere il gioco, con una traduzioncina in italiano anche, traduzioncina tra virgolette. Quindi andiamolo a spippolare, signori. Lo proviamo insieme, vediamo di che si tratta, vediamo se è figo, vediamo se è una cagata, non lo so. Nuovo gioco? No, italiano. C'è l'italiano. Bloodflower ha tradotto. Continuare con i dati seguenti? Salva uno italiano? Non ho mai giocato, quindi credo che sia solo la selezione della lingua. Vediamo. Lo stile è molto particolare, è molto retro, come avete visto anche dal menu iniziale. È di proposito così, stiloso. Allora, così ci muoviamo, così corriamo. Start, vediamo cose. Ok. Tesa, attenzione. Grazie Shadow Gamer, grazie per i 36, buon triplo anniversario. Grazie mille per i 3 anni, grazie mille. Ehi Emily, non ti starai già arrendendo, vero? Eh sì, voglio dire no, sono quasi arrivata, più o meno. Stai andando nel panico? Vuoi fermarti un attimo? Guarda, in realtà siamo sul ciglio della strada. Grazie Simone Rossano per i 16. Grazie mille, bonsoir Simone, ben ritrovato. E vediamo. Hai già fatto cosa? Sei andata nel panico o ti sei fermata? No, mi sono fermata. Avrò almeno 26 messaggi non letti da parte dei miei amici e so già che si tratta di cattive notizie. È da 20 minuti che sono seduta sul ciglio della strada solo per cercare di calmarmi. Ma non penso di potercela fare, stavo quasi pensando di tornare indietro. Grazie Dennis, grazie per i 29, grazie mille. E grazie mille anche a Shadow Gamer per i 100 bits, grazie anche per i 100 bizzoni. Eh sì, era da provare, Bloodflower. E speravi di avere il mio permesso? Eh sì, mi piacerebbe avere il tuo permesso per tornare indietro. Ascolta, non stai andando a un funerale, stai andando in una bella casa a passare del tempo con i tuoi amici e a guardare una pioggia di meteore. Lo fai ogni anno e di solito ti diverti. Iniziamo dalle basi. Mani sul volante, gira la chiave e poi inizi a guidare. Ok? C'è il presentimento, Emily. Ecco fatto. Attenzione, un po' di problematiche in realtà. Non ce la fanno. Attenzione, parte a razzo, incredibile. 0-100 in poco. Tieni le mani sul volante, eh? Emily, sembra che tu sia uscita da settimane. Essere in mezzo al nulla a guardare una pioggia di meteoriti non suona poi così male, no? Non è quello, è che... insomma, mi stanno mandando pagine e pagine di istruzioni su come soggiornare in questa strana vecchia casa che hanno affittato. Per dire, c'è un tastierino sul cancello e Gary mi ha mandato il codice, ma già so che rimarrò chiusa fuori per qualche motivo e che finirò la benzina nel tentativo di tornare a casa.
I poliziotti mi ritroveranno tra una settimana, un guscio scheletrico al volante della macchina con in mano il mio telefono. Ottimista. Sei andata in loop, Em. Starai bene, starai al sicuro. I tuoi amici sentono la tua mancanza. È per questo che è così difficile. Anche loro mi mancano ed è per questo che è così difficile. Sono già in ritardo di quanto? 4 ore. E prima di arrivare lì ci vorrà almeno un'altra ora. Ma non credo che un'ora in più peggiorerà di molto le cose, eh. Non sarebbe meglio dirgli semplicemente la verità? Ma non lo so, è che non ho idea di come dirgli. Ho perso un sacco di tempo senza sapere cosa fare perché non volevo venire. Senza farlo sembrare assurdo. Grazie Simo, grazie per i 43. È tutto già abbastanza assurdo di suo. Non parlo con nessuno di loro da almeno un anno. Almeno un anno! Chissà da quanto se credeva. Pensi davvero che non ti perdoneranno per questo? Beh, penso che non abbia importanza cosa penso. Penso che sto per andare nel panico. Emily? Cos'è che ti fa così tanta paura? Forse la casa buia lì in fondo è un passato molto strano. Allora, il registro dei ricordi ti permette di ricordare avvenimenti importanti. Premi start per accedere al registro dei ricordi. Allora, vediamo, abbiamo un primo ricordo. Se vedi questo messaggio richiamami, stiamo andando al supermercato in fondo alla strada. Scusa se non ci becchiamo. La combinazione per il cancello è il terzo numero in fondo al post-it. Ci vediamo presto. È il terzo numero in fondo al post-it. Beh, abbiamo un post-it. 420. Beh, non abbiamo altro. Ah no, è il terzo numero in fondo al post-it. Beh, il terzo numero a partire dal fondo del post-it. Aspetta, no, perché qua sicuramente succederà un macello. È il terzo numero in fondo al post-it. Vabbè, poteva dire il terzo numero. 8129 in teoria. Intanto arriviamo con sportiveggianza. Rimpatriata di amici. Cosa potrebbe andare storto in una casa del genere? Grazie Ralla, grazie per il Prime. Benvenuto, benvenuto tra gli sportiveggianti. Spero primo mese di tanti mia compagnia. Oh, ehi Cliff. Ci credo che non ci vorranno. Oh, eccola qua, la star dello spettacolo. Stiamo sul cazzo a Cliff, questo già lo sappiamo apparentemente. Sei arrivata finalmente. Ehi, lungo viaggio, eh? Non è stato poi così male. Alla fine ci avrò messo quanto? 3 ore e mezza? Ma a noi sono sembrate quasi 6 ore. Eravamo tutti preoccupati per te. Ah, possiamo solo mentire. Ho fatto tardi al lavoro. Grazie zio Fabri, grazie per i 35, grazie mille. Scusate, una faccenda di lavoro mi ha portato via più tempo del previsto. Pensavo che ci avrei messo di meno a fare le valigie dopo la conferenza. Oh, la conferenza di graphic design? Sì, quella. Beh, ora la settimana lavorativa è finita ed è il momento di sedersi a non fare niente. Vedrai, Emily, ti piacerà. Suppongo che tu abbia ricevuto il mio messaggio. Sì, tutti quanti. Ottimo, eravamo preoccupati che non saresti riuscita a entrare. Pete ha avuto qualche problema a venire qui? A dire il vero, Pete non è ancora arrivato. Ah, vedi che non siamo gli ultimi, allora. È in ritardo di circa 33 ore. Già, sarebbe dovuto arrivare ieri sera. Insomma, c'è anche di peggio. Peggio ancora, il proprietario della casa non voleva farci entrare fino a che non fossero state presenti tutte le persone segnate nel contratto d'affitto.
Sì, come quando vai all'Olive Garden e i camerieri non vogliono farti accomodare fino a che il tavolo non è al completo. Ci è voluto un bel po' per convincerlo a farci entrare. È per questo che il signor Nest ci ha dato un miliardo di istruzioni su come non fare a pezzi questo posto? Beh, credo che l'avrebbe fatto comunque, non mi è sembrato tanto il tipo che ama stare in compagnia. Non per cattiveria, ho esagerato? Ah, tutto a posto. Ah, quindi è parente di Francine. Comunque, forza, Emily, entra, mettiti comoda. Davvero, abbiamo un sacco di cose da raccontarci. Quando è stata l'ultima volta che t'ho vista? Un anno fa? Sì, non tenerci ancora sulle spine. Ehi, lascia che prenda la tua valigia. Oh, ok. Sembravano tutti felici di averti qui, eh? Sembrano. Tranne Francis, che era il primo. No, questo è Francino. Come cazzo si chiama il primo? Sì, lo sono anch'io. Grazie primo Falco, grazie per i 50 tondi tondi, grazie per la resub. Allora, senti il sound. Premi il pulsante mostra interazioni per visualizzare oggetti interattivi nello scenario. LB per evidenziare tutto ciò con cui puoi interagire nelle vicinanze. Siamo arrivati alle 10:30, anche se lì sopra dove sto... Vabbè, c'è in realtà il... Aspetta. Sposto un po' la cam. Vabbè, 7:16 segna. 7:16... Cioè, l'orologio segna le 10:30, però io c'ho sopra l'orario 7:19 PM. No, vediamo se magari può essere utile, perché noi ce l'abbiamo sempre a schermo. Se trovo dove cazzo sta la webcam. Vediamo, noi abbiamo questo, quindi... Qualquadra che non cosa con l'orario, ma va bene. Aspetta, devo rimettere la schermatina qua. Vabbè, facciamo acceso. Allora, l'impianto elettrico mi sembra anche eccessivo, no? C'è una strana scatola di alimentazione montata nel muro. Sembra che possa fornire energia a uno dei due cavi che escono dai suoi lati, sinistro e destro. Ma per farlo la scatola deve essere prima accesa. Nella parte inferiore è inserito un cavo a strisce gialle e nere che proviene dal pavimento. Cioè, un po' eccessiva per un appartamento. Dalla scatola sbucano fuori due cavi. Quello giallo nella parte sinistra conduce all'atrio, mentre quello verde acqua nella parte destra sale su verso il soffitto. E a noi ci interessa? Io non credo. Allora, vediamo che possiamo fare. Esamina un oscuro scrutare. Vabbè, questo giustamente. Ma c'è tutto il romanzo? Questo era da tradurre però, eh. Che fanno? Le traduci 450 pagine di romanzo? Andava fatto, andava fatto. Non lo leggeremo naturalmente. Va fatto, che fa? Skippy. Sta giocando a Super Mario. Esamina la console. Beard Mystery, wow, molto retro, incredibile come cose all'apparenza così fragili riescano in qualche modo a durare per sempre. Vedi, invece quelle di adesso se sfracicano subito. Posso esaminare, posso giocare? Grande. Premi start, punteggio migliore, 166.000, un po' tanto. No, guardalo il tubo catodico, ma ma devo evitare che mi cagano in testa? Oddio, Christian. È un po' lento nel... Cioè, un po' problematico. Mazza, sono cattivi sti piccioni. Niente, non ce la faremo. Ma è procedurale. Guarda com'è cambiato lo scenario. Attenzione. Stronzo. Con quale cattiveria?
Mi ha intercettato lo stronzo de piccione. Va bene. Sei più bravo tu, mi sa, Megan. Megan, non è mia intenzione metterti a disagio, Emily, ma sono così contenta che tu sia qui. E perché mi deve mettere a disagio? Scusa. È solo che so quanto può essere stressante essere visti in quel modo. Dobbiamo scoprire ancora cosa. Che cosa dolce. Però è un bel modo di essere visti. Franzina era molto preoccupata del pensiero che non saresti venuta. Ha detto che ultimamente sei stata parecchio assorbita dal lavoro. Tu e Franzina uscirete insieme sempre ora che lei si è trasferita lì, eh? Sì, certo. A proposito, scusate ancora se ho fatto così tardi. Il convegno mi ha sfibrata. In realtà ha detto che era una riunione, non era un convegno. Figurati, ci siamo passati tutti. E comunque Pete deve ancora arrivare. E... comunque, da tanto che non ci vediamo, Megan. Come butta? Come sono andate le cose? Già, parecchio che non ci vediamo. Anche se credo che la lista delle novità sia molto corta. Non che ci sia nulla di male, è solo che faccio sempre le solite cose. Lavorare, giocare, avere esperienze extracorporee, hai presente, no? Beh, certo, chi non ha esperienze extracorporee? Esperienze extracorporee, scusa. Che senso? Grazie Apollo, grazie per i due, ben ritrovato, grazie per il secondo mese. Non credo di aver presenti quelle, insomma. Beh, forse non sono esattamente esperienze stracorporee. Com'è che la chiamiamo? Paralisi del sonno? Non è quella cosa in cui ti trovi immobile intrappolata in una morsa gelida mentre un essere al di là della tua comprensione ti fissa attraverso la soglia? Un po' troppo dettagliata come cosa. No, non è quella. Comunque, quello che volevo dire è che sto bene, eh. Tiriamo la corda. Come sta tuo padre? Adesso dice è morto. Bene, credo. Ci limitiamo a parlare di cibo e film che ci piacciono. Allora è tutto a posto. I momenti migliori che passiamo insieme sono quelli in cui guardiamo la TV in silenzio. E tutto sommato mi sta bene. Scusa, hai mai provato a giocare a un videogioco con lui? Nah, pensa che siano stupidi e che ci voglia troppo impegno. Beh, non ha tutti i torti. Siete usciti a vedere le Perseidi? Ci stiamo già a rompere il cazzo, mi sa, questa. Sì, siamo andati ieri sera. È stato un peccato non esserci tutti quanti. Ma è stato comunque bello. Ma la cometa l'avete vista veramente? No. Ho dato agli occhi il tempo di abituarsi e tutto il resto. Avevo le stelle marchiate a fuoco nella retina. Il picco di visibilità delle Perseidi dovrebbe durare tutto il fine settimana. Quindi c'è ancora tempo. Non che la pioggia meteoritica sia il solo motivo per cui siamo qui. Sia Franzine che Cliff dicono di averne vista una ieri sera. Vabbè. Io vado a raggiungere gli altri e salutiamo tutti così per educazione. Oh, ma aspetta, ti hanno già parlato delle regole della casa? No. Sì, è proprio così, regole della casa. Il proprietario della casa ci ha lasciato un grande raccoglitore con le regole da seguire. Sono abbastanza semplici, a parte quella dell'argenteria, che sono stranamente specifiche. E quello che conta davvero è che dobbiamo restare fuori dalla cantina e dalla soffitta. E per quale motivo? Mo io proprio sapere che ci sta. Attenta a ciò che desideri. Il tuo letto si trova nella camera accanto allo studio. Prenditi tutto il tempo necessario per sistemarti. Non abbiamo ancora deciso cosa fare, quindi hai tempo per sistemarti. Va bene. Andiamo a salutare pure gli altri. È permesso? Ciao cari. Questo ci schifa proprio? Ah no, non era Gary. Era questo che ci schifava. Schifava Cliff. Oh là Cliff, com'è? Ehi hey, Emily. Gary, con chi stai parlando? Non vedo nessun altro. Ah, comunque. E come vanno le cose Cliff? C'è qualcosa che non quadra con Cliff, eh. Passano i giorni ma lo schifo resta. Ci sto ancora avendo a che fare. E la cosa non mi fa impazzire. E...
Continui a lavorare nel settore edile? Di che cavolo ti occupi ora? Faccio ciò che capita di giorno in giorno, ma per lo più è roba elettrica, sì. Beh, non sembra per niente facile, ma impegnativo. Ma non volevo che lo fosse. Perché il lavoro duro rende onesti? Faccio un lavoro impegnativo, pericoloso e senza una certificazione. Questo non credo che sia legale, però va bene. Quindi non è che sia proprio onesto. Mark, quello per cui stavo lavorando, raccontava che i peggiori incidenti nei cantieri non accadono mai quando c'è qualcosa di pericoloso, ma quando le persone si sentono a proprio agio. E quindi sono sempre in pericolo. Beh, in un certo senso... Il peggio ancora una volta è quando non ci si pensa. A pancia in giù in un intercapedine, se la testa o il torace passano sopra un filo elettrico, sono 240 volte che arrivano dritti al cervello o al cuore. Sei praticamente fritto e finito. Passi anche un sacco di tempo a cercare altri lavori? No, per sapere. Sì, fammi sapere se hai qualche consiglio. Di recente ho passato un sacco di tempo negli intercapedini. Oh Cristo, ti faccio sapere non appena sento qualcosa. Per ora com'è stato il viaggio comunque? È stato bello, quando ci si addentra nel bosco ci si ritrova in una radura con delle rocce frastagliate che spuntano dal terreno, quasi fossero gli incisivi di Dio. Non ho mai visto così poco inquinamento luminoso, è stato veramente bellissimo. Sì, veramente c'è un tale buio fuori, non è assolutamente come in città, vedi? L'inquinamento visivo, luminoso, non c'è. Meglio, meglio. Mi sento come se non vedessi le stelle da mesi. Beh, non è molto diverso da dove stiamo noi. A casa, quando la notte guardo il cielo, vedrò, ma quante? 4 stelle? E l'aria è così fresca, sa quasi di dolce, come se fossimo in un cazzo di foresta scandinava. È surreale proprio il poter vedere le stelle con i propri occhi. Ma dove cazzo abitate, scusate? Le vedo sempre. Sai, pensavo che si potesse vedere solo nei film. Triste ma vero. Non è vero, sì, io le vedo tutte le sere. Pure la luna, molto vivida. Anzi, l'altra sera ho fatto pure una ripresa con la videocamera alla luna. Si vedeva proprio precisa precisa. Bella, che era molto più grande del del canonico. Era quei giorni durante l'anno in cui la luna si vede più grande più... E quindi è uscita una bella ripresa. Comunque, è stato bello stare in mezzo ai tuoi amici? Per sapere? Ma per lo più sì. E di recente hai visto spesso gli altri? Sì, nelle grandi città si vede meno. Qua vediamo abbastanza. Ma direi di sì. Megan e Gary sono dei buoni amici, pazienti, grandi ascoltatori. Ma la lontananza non rende necessariamente più affettuosi, sai? Parli di Francine? Non ho nessun problema con Francine. È solo che... No, non hai nessun problema con Francine? Ok, va bene, lei è cattiva con me, ma... Tu sei cattiva con me, ma mi piaci comunque. Dacci un taglio. Comunque Francine è solo un po' fredda, forse ha qualcosa che le frulla in testa, chi lo sa. Io non la sto trattando diversamente dal solito, comunque. Ok. Come te la passi? No, in realtà noi siamo Emily, quindi la domanda l'ha fatta qualcun altro, però va bene. Stringo i denti. Ah, mi dispiace. Com'è stato il viaggio? Hai seguito per lo più l'80? Che? Io avrei fatto così. E tutto qui. Cosa? Cliff, non capisco, hai deciso di voler startene lontano da tutti? Ma certo, tieni tutti vicini vicini, così hai la possibilità di pugnalarli alle spalle, no? Ti voglio bene, Cliff. Sai, credo di provare lo stesso per te. E quindi... No, in realtà per quanto riguarda le impostazioni, sì, un pochino credo che la gamma si possa aumentare, l'unica cosa che si può fare, forse. Un po' più gammoso.
Ha saltato? Non l'ho mica capito. Dovrei andare su conferma, ma non me lo fa fare, quindi penso che sia indietro. E conferma. Sì, no, credo che l'abbia fatto. Vabbè, comunque, si è fatta una certa. Io vado a vedere. No, come nasconditi? No, nasconditi no. Esamina il fornello. Aspetta, questo è un problema così, però. No, perché l'analogico, se io vado a vedere là, poi lo lascio per cliccare X e se ne va. Ah, quindi bastano. Vabbè, basta che famo così. Se spegne più. Ah, penso stato io, eh. Vediamo l'opuscolo. Cosa bolle in pentola? Avvertenze per la sicurezza ai fornelli. Ricorda, rischi di bruciare ben altro che il pranzo. Presta sempre attenzione quando cucini. Ustione di primo grado, ok. Ustione di secondo grado, ustione di terzo grado. Migliaia di ricoveri in aula, al sicuro in cucina. Per spegnere un incendio, piano di cottura, basta una caraffa d'acqua. Vero o falso? Le ustioni del terzo grado causano molto dolore. Vero o falso? Puoi cucinare... curare le lesioni da ustione con bianchi d'uovo crudi, vero o falso? Le scottature. Forse è meglio che spegniamo. Signori. Vabbè, arrivederci, State attenti, che là il fornello è imbizzarrito. Grazie, Midgar, grazie per i 31. Ispeziona la parmigiana. Questa è una parmigiana, Parmigiana di melanzane in fase di preparazione. Grazie, porcheria che hanno fatto, però. La melanzana di parmigiana è buonissima, ma questa non credo, però. Questo è il raccoglitore delle regole. Vediamo, vediamo. Questo raccoglitore è pieno di pagine e pagine di appunti su come prendersi cura della casa e di ciò che contiene. Gli altri non stavano scherzando, è davvero ossessivo. Lo sfoglio un po', È aperto su una pagina che parla della cantina e della soffitta, che a quanto pare sono zone off limits. Entrare in queste aree senza permesso mi farà sentire come se stessi invadendo la loro privacy. Esiste una tassa sui danni emotivi? Vabbè, comunque le regole non le abbiamo lette in tutto ciò. Fuori dalla finestra è notte e qui ci siamo. Grazie Bebeto, grazie per i 35. Bonsoir, bonsoir. Grazie, grazie mille. Vabbè, continuiamo a fare i nostri giri. Guarda sti tubi. Che poi in realtà i cavi penso che siano proprio quelli che vanno in soffitta, perché ha detto uno va sopra, uno va sotto. Quindi mi sa che vanno proprio... Perché abbiamo una torcia attaccata qui? Due cavi di grosso calibro, uno arancione e uno blu, conducono dal soffitto fino al pavimento. Chissà cosa c'è che ciuccia energia così. Allora, questo cos'è? Ho trascorso un anno fantastico in questa piccola e vivace struttura. Sbattere la testa contro al muro per cercare di comporre un disco che si rifiuta di essere prodotto è orribile. Ma se invece si tratta di un gruppo di amici che ha difficoltà a tirare fuori dai loro cervelli storditi qualcosa di creativo, beh, è magnifico. E se riuscissi a ricordare qualcosa di più non mi dispiacerebbe. Forse quando un futuro ospite leggerà questo messaggio per far uscire l'acqua calda dalla doccia non sarà più necessario pregare una divinità e smanettare a lungo con i rubinetti. Conoscendo Parker ne dubito. Ah, quello era del... di che anno? Scusa, un fatale, no, non c'è scritto. Perché quest'altro c'è scritto casi, 77-78. La mia permanenza in questo rifugio di teppisti è stata piacevole. Nonostante gli spiegabili rumori provenienti dal piano di sopra, sono riuscito a terminare il mio manoscritto. I miei più sentiti ringraziamenti vanno a Clara per le sue critiche premurose e a Parker per le sue teorie sulla mia opera. Sempre molto divertenti. Se riuscirò a pubblicarlo, vi invierò una copia per lo studio. 76-78 qui. Vado via domani, tanto vale lasciare un bel autografo, ma dubito fortemente che riuscirete mai a guardarci dei soldi, guadagnarci dei soldi. Forse sono troppo sentimentale, ma sarà dura lasciare questo posto. Un caro saluto a tutti i Parks. Alla fine non mi hai mostrato a cosa stavi lavorando in soffitta, 1981. Quando vivi in un posto per tanto tempo diventa parte di te, credo. È stato un onore essere qui, respirare quest'aria polverosa e rarefatta durante un capitolo significativo della mia giovinezza. La finestra del piano di sopra ora brillano dal mio cuore. Spero di avervi lasciato qualcosa, oltre a dei banali soprammobili. Vi vedo tutti da quella dolce finestra, Clara Jones, 73-82. Non sono mai stato bravo con le parole, ma quello che avevate qui era davvero speciale. Statemi bene, Dalton Rhodes.
Vi do il benvenuto nella mia dimora. Spero che vi sentiate come a casa vostra durante il soggiorno. Vi invito a leggere il fascicolo in cucina per sapere come tenere questa vecchia casa intatta. Ricordate di lasciare una recensione. Questo R&B è il più figo in cui sono stata. Amy, estate 06. Ti amo all'infinito, Mark. Felice anniversario da Anna. Bizzarro, l'ho adorato. Grazie, Aether. Sembra un annuario, ma il posto è fighissimo. Passa una buona estate, Gary. Grazie per i videogiochi, Megan. È bello lasciare un messaggio una volta tanto su della carta vera, per di più, Cliff. Allora, praticamente noi non so in che data siamo, però già vedendo quella che quando c'era il videogioco ha parlato dicendo molto retro, eccetera, eccetera, quindi probabilmente cose lasciate qui. Non lo so, è come se fosse rimasta indietro nel tempo questa casa. Allora, vediamo qui. Controlla il tastierino. Non lo sappiamo. ...43... Promemoria, il fluido di questo serbatoio alimenta tutte le pompe della casa. Nota, se calibrate in modo errato, le pompe posizionate sopra questo serbatoio si svuoteranno automaticamente per effetto della gravità. Per le pompe posizionate sotto sarà necessario avviare lo scarico manuale tramite questo pulsante. Vabbè, per il momento non si è bloccato niente, quindi facciamoci i cazzi nostri, magari. Ho premuto il pulsante per aprire la porta del garage, ma non succede niente. La luce è accesa, quindi la corrente sembrerebbe arrivare. Forse è guasto. Suppongo che la porta d'ingresso sia l'unica via d'uscita. Questa è chiusa. Lo strillone del quartiere, 8 ottobre 1978. Recensione. Il Carpenter's Deli mette fine alle sue difficoltà. Nella foto il Carpenter's Deli al suo massimo splendore con i camerieri che circondano il separé all'angolo, occupato dal loro cliente principale, autodefinitosi guru del locale, Parker Nest, che è pure il proprietario di questa casa, o sbaglio? Alcuni sostengono che c'è una correlazione tra la scomparsa di Nest dai suoi pranzi quotidiani e l'eventuale fallimento del Carpenters. Qua non arriva la corrente comunque. Allora aspetta, qua dove usciamo? Riusciamo qua, questa. Aia. Noi qua in teoria non possiamo andare, però, o sbaglio? Seminterrato o no? Sopra sì, perché credo sia il secondo piano. Poi c'è la mansarda, no? Però qualcuno c'è andato al seminterrato, perché sta la porta aperta. Vabbè, poi vediamo, dai. Noi stiamo a fianco allo studio, aveva detto. Questo è lo studio, immagino. Che non funziona un cazzo. Esamina Frankenstein. Ah, tutto Frankenstein? Ma è tutto tutto? The Modern Promethe by Mary Shelley. Sì. Ma ci hanno messo veramente tutto? Questa era da tradurre pure, eh? Questo pure era da fa. Che fa, lo lasci. Lo strillone del quartiere, 20 agosto 1974. E il grande happening di martedì scorso. Il gruppo di giovani uomini e donne vanta una vasta gamma di aspirazioni creative e professionali. Abbiamo una scrittrice, un pittore iperrealista, addirittura un'artista performativa con un passato da ingegnere industriale. Quest'ultima sarebbe Clara Jones, la cui reputazione è cresciuta rapidamente nell'ultimo anno grazie agli happening revivalisti di primo ordine che ha organizzato, abbagliando e avvilendo allo stesso tempo poeti e accademici. Proprio la scorsa settimana il gruppo a cui Jones appartiene si è riunito in una acciaieria in disuso sotto una pioggia di meteoriti per ammirare il suo ultimo lavoro, coordinato insieme al suo partner creativo Parker Nest. Leggi pagina del manoscritto. Parte 1. La festività. Qualcuno in un angolo stava suonando una sega con un archetto male. E lo stridio simile a un theremin si diffondeva per tutta la casa, finché l'archetto non finì sui denti della sega. L'archetto si ruppe con un rumore metallico, colpendo l'uomo in faccia. Una donna con lo scialle versò della vodka sulla ferita poco profonda. D'improvviso mi ritrovai con in mano uno spinello e un grasshopper. Chi me li aveva portati? Forse si erano semplicemente manifestati. Ero ubriaco già da prima, ma stavo...
attraversando dei problemi personali e volevo divertirmi nonostante tutto. La festa serviva per celebrare la luna piena, ma ben presto si era trasformata nella celebrazione della pura dissolutezza. Osservai un gioioso uomo nudo attraversare di corsa il cortile, come una cometa dalla carnagione pallida. D'altronde eravamo artisti, abbandonati a noi stessi e a ingenti quantità di alcol e acidi. Cosa si poteva aspettare? Ci si poteva aspettare? Condussi su in soffitta un piccolo gruppo di avvenenti ragazze per mostrargli l'accumulatore. Accalcate nella stanza facevano i complimenti alla mia eccellente opera. Che non era l'accumulatore. Qui abbiamo Dracula. Pure Dracula, che fai? Non lo traduci? Ci sono delle lacune, eh? Ci sono delle lacune. Cioè, che fa? Non mi traduci? Però è curioso il fatto che abbiano messo praticamente tu... Ma 1647 pagine, è possibile anche che sia tutto questo, eh? Anche gli altri. Però andavano tradotti, per forza, per forza. Dava fatto, queste sono delle mancanze. Qua posso aprire i cassetti a caso. Il cassetto è pieno di api. È vero che sono morte e racchiuse singolarmente in minuscoli vassoi di plastica, ma comunque. Chiudi, va. Qua che ci abbiamo? Cassetto contiene ricevute per oggetti di costruzione, un sacco di lamiere e armature. Sono curioso. Poi andiamo a vedere pure sotto, però. Il cassetto è vuoto. No, vabbè, magari ti prendevi un l'ebook, il formato già tradotto, insomma, lo mettevi a posto di quello, no? Che cazzo metti a tradurre il libro? È già stato fatto da persone pagate profumatamente all'epoca in cui sono stati pubblicati i libri. Oddio, pagate profumatamente? In realtà non credo, però. Il cassetto è pieno di addobbi natalizi. Il cassetto è pieno di righelli di varie forme e dimensioni. E vabbè, mi sono rotti i coglioni. Poi non è che mi controllo tutti i cassetti, può essere interessante. Quindi la nostra camera potrebbe essere qui. Aspetta, questa è qua che sono. Questa chi era? Franzine! Com'è? Come va? Quel fulmine è stato fortissimo. Che rombo terrificante. E non piove nemmeno. Già, l'ho notato pure io. Una tempesta elettrica, forse. Senti, sai cosa fare in caso di blackout? Eh? Ah, maledizione. Non abbiamo nemmeno istruzioni su cosa fare se manca la corrente. In caso dovremmo chiedere a Cliff. Si occupa di apparecchiature elettriche, no? Vabbè, vado a controllare se gli altri sanno qualcosa, eh. Ok. Aspetta, fermati tu. Biondo! Cazzo vai. Aspetta un attimo. Gary. Oh, a fio della mignotta. Niente, sto cliccando ma non si ferma. Parliamo con tutti. Mi sento accapponare la pelle. Cosa diavolo sta succedendo in questa casa? Che diamine sta succedendo così a caso? Un po' meno. Rumori strani effettivamente. Guarda, non ne ho idea. È ributtante. Ma che cazzo. Guarda, non lo so. Tutto bene? Mi sento accapponare la pelle, vabbè, diciamolo, diciamolo. Guarda, ho davvero paura, ma andrà tutto bene, ce la caveremo. Vabbè, io ti lascio qui. Attenzione, ispezione il filo. Il filo verde acqua sbuca fuori dal pavimento e conduce lungo il corridoio. Sarà il filo che esce dalla scatola di alimentazione in soggiorno? Ma hanno ammazzato Gary! Oh, signor... Scusate, c'è qualcuno? Non per dire, ma... Signori? Cliff? C'è un problema al piano di sopra. Cliff? Emily? Che cazzo era quel suono terribile? Ma in realtà abbiamo visto che una persona ha ammazzato... non lo so, non lo so. Lo sapevo che non dovevamo fidarci di un posto così. Dobbiamo andarcene. Grazie Pete Jordan, grazie per i 64. No, non è morto da solo. C'è là l'assassino. Ha ammazzato pure quella. E mo' ammazza pure quella. Ma perché sta inseguendo a noi? Merda. Cliff. Ma tu non lo vedi? Cliff. È morto pure Cliff, olè.
Vabbè, oh signori, io andrei, come dice Shevchenko, io andrei. Il meccanismo di blocco non ha corrente. C'è un cavo giallo che arriva fino alla scatola. Ok, sti cazzi, ci metti, levamose. Cazzo. Ma che devo fare? Francine, credo che convenga andarcene, eh? Te lo dico a naso. No, cazzo. Si può uscire dall'altra parte? No, no, non vorrei leggere. Vabbè. Merda. No, vabbè. È andata così. Ma noi dobbiamo scappare? Che cazzo dobbiamo fare? Quello è perché secondo me qualcuno è andato in sotto, dove non doveva andare, o no? Io non riesco a capire dove sta, aspetta. No. Siamo sprezzanti del pericolo. Prima dobbiamo visitare la casa. Il computer è alimentato da un gruppo di continuità utile. Suppongo sarà importante. Che cazzo ne so. Aia. Insomma, non benissimo. Però inizia così. O finisce così. C'è da capire questo piccolo dettaglio. Siamo tornati alle 7? Ma lei ricorda? Forse sì. Gary. Ehi, Emily, che bello vederti. Gary, ma che ca... Anch'io sono contenta di vederti, Gary. Non abbiamo detto quello, però. Va tutto bene? Gary, sta succedendo qualcosa di strano, non noti? Sto bene, ho fatto tardi, mi dispiace. Ma non è quello che stiamo dicendo. Emily, seriamente, mi sembri piuttosto scossa. Giornata lunga? Ma ci ha ucciso, quella cosa è sbucata dal nulla. La conferenza mi ha sfinito. Troppa pressione sociale in un solo fine settimana. Mi scusi, lei sta travisando però. Sono contenta di essere finalmente qui. Però sarà una grande serata. Sì, cazzo, come ai vecchi tempi. Guarda, c'è qualcosa che non quadra. Qualcuno deve sapere che cosa sta succedendo. Vado a raggiungere gli altri. Va bene. Sì, no, vabbè, naturalmente è voluto questa cosa. Lei dice cose che non corrispondono a quello che effettivamente vorrebbe dire. Però a questo punto io vado velocemente a vedere le altre cose che non abbiamo visto. Poi andiamo a vedere pure là sotto. Aspetta, l'orario però noi all'inizio l'altra volta erano le 10:30. Sempre 10:30 fa l'orologio, ok, vabbè. A sto punto credo che dobbiamo trovare più informazioni possibili in giro. Perché le accumulate comunque, se avete notato. Ma che cazzo di cose c'ha questo?
Allora, la pressione in uscita da questa pompa deve essere sempre impostata a 12 PSI. Vietato toccare. Non sta a 12 PSI però, eh. Però... capiamo come funziona, dobbiamo fare un po' di tentativi. Non ho capito ogni quanto sale di là. Scusa, vediamo. 5, 10, 15, 20, 25. Ok. Di là sale di 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Così dovrebbe arrivare a 10. A meno che non sfora pure di là. Ah no, quelli sono i cosi che ho. Ok, 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 ho capito. Ok. Allora, noi abbiamo 8 step da poter fare. Questo qua vale 5 ognuno. Quindi deve arrivare a 12, 5, 10. Ne togliamo 2, rimangono 6. Non va bene, sono troppi. Quindi facciamo 7 e 5. 1, 2, 3, 4. No. 5. Questo lo posso girare al volo? 6, 7 e giro. 2, 3, 4, 5, 6. No, no, non me lo gira poi. Se non me lo gira è un problema, perché se fai così... Avete capito, insomma, per arrivare a 12, vedi, quelli sono gli step che abbiamo. Però qua ne fa... vedi, questo qua praticamente col quadrato sopra... vale 5, quell'altro vale 1 come il primo. E ho 8 tacchette che posso fare. E no, non possiamo fare 2 da 5 e 2 da... perché l'8 sono tutte le tacchette che facciamo, quindi noi dobbiamo usarne 8. Per usarne 8 dovremmo farne 7 da 1 e 1 da 5, perché quelle 8 le deve usare. La pressione di uscita da questa pompa deve essere sempre impostata a 12 PSI. Vietato toccare. No, deve essere 12 quello. No, il problema è che questi non me le fa girare. Cioè, nel senso, posso girarle ma non in corso d'opera. A meno che... no, a meno che niente. Così rimane... così arriva a 8. Aspetta, mo perché è iniziato da là? E allora va bene, va bene. No, non va bene. Però non capisco perché adesso è iniziato da qua e non da qua. Perché questa l'avevo spenta, giustamente. A posto, fatto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A posto, ok, scusate. È perché prima non me l'ha caricata quella. A posto. Ok. No, perché prima non me l'aveva data quella là. Non ho capito perché si era bloccato a quello. Che classe? Interazione, ispezione intercapedine. Nozioni di base sul funzionamento delle pompe a pressione statica Illich Brand. Ogni pompa a pressione statica di Illich Brand viene fornita con un set di cilindri a pressione che possono essere disposti in qualsiasi ordine. I cilindri normali aumentano il valore di PSI in uscita di 1 per unità di fluido, mentre quelli per carichi pesanti rinforzati con un alloggiamento più spesso lo aumentano di 5 per unità di fluido. Ma è quello che abbiamo appena già... l'abbiamo già fatto. La quantità di fluido in ingresso viene visualizzata a sinistra, mentre a destra viene... ah, quindi qua praticamente ti dà quello che abbiamo capito già prima di farlo. Ok. Va bene, comunque era quello il meccanismo. E io credo che dobbiamo risolvere queste cose... anche se è il primo che ci fa
risolvere più o meno. Allora, qua qualcosina abbiamo visto prima, ma non credo ci fosse niente di particolare, o no? Parker, grazie per le fialette. Giuro che sono le ultime di cui ho bisogno. Ricordati di cambiarti le bende perché non ho intenzione di portarti di nuovo al pronto soccorso. Il lavoro sarà presto fatto. Stai tranquillo, è complicato. È esattamente come temevi. Non mi ricordo verso che ora viene l'assassino. Lo scopriremo presto, credo. Secondo me dobbiamo... Ah, ok, grazie. Meno male che mi hai aperto tutta la porta perché sennò... Qua ci possiamo nascondere. Lode ai pochi eletti. Il fulmine sacro colpisce 3 volte e ricevi il battesimo sotto il suo grande boato della... È solo che non mi vorrei fermare a leggere queste cose, anche se ci potrebbero dare una mano, ma magari no. La guida per ragazzi alla navigazione sicura. Chiedi sempre ai tuoi genitori il permesso. Ok. Non aprire meno messaggi privati. Chiedi posso conoscere una persona. Ok. Ok, quindi c'è una stanza qui dietro. Vicino alla schermata, allo schema del tastierino, c'è un post-it che riporta un solo numero, scritto con una calligrafia chiara e definita 12. I cassettini. Potrebbe essere utile per i cassettini. Volantino, che dice? È un volantino per una serata elettronica, forse degli anni 80. Ok. Una nota scritta a mano. Clara, qualcuno della compagnia elettrica verrà a ultimare l'installazione. Chiedili di impostare il codice di accesso come specificato sul modulo e di bloccare schema e combinazione della gabbia in cantina prima di andare via. Ah, si stoppa il tempo, è vero. Non lasciare entrare nessuno in soffitta, grazie. Parker, perché all'improvviso sei così ossessionato dalla sicurezza? Non riesco a capire se stai cercando di tenere qualcosa fuori o dentro. E perché mai questo dovrebbe voler andare in soffitta? Mi piacerebbe vederti uscire di nuovo di casa un giorno. Ah, il numero 12 forse è il cassetto. Vediamo. 1. Ah, il campo minato? Porca troia. Mortacci sua. Com'era il campo minato? Sai che non me lo ricordo io. Non mi ricordo come si giocava il campo. I numeri che diceva... sì, però non mi ricordo cosa indicavano perché non ci giocavo mai, onestamente. I numeri di quante mine ci sono nelle celle adiacenti. Ah, ok, quello significava. Va bene. Quindi ce n'è una, quindi ho una di queste. Qua ce ne stanno 2, quindi qua potrebbe essere una di quelle. Qua ce ne stanno 3 adiacenti, quindi qua c'è sta la bomba. Qua pure. 1, 2, oddio, potrebbe stare pure di là. Qua ce n'è una, qua pure una. Qua una, cazzo. Fuck. Eh no, ma mo non ce la facciamo più. Aspetta, numero 12. Vabbè, ormai. Ma poi dobbiamo rifare tutto, quindi. Vediamo una cosa, però. E dai, clicca. No, allora non si può far più una volta che esce. No. Quindi il mostro da qua esce.
Parker, ho cercato il più possibile di mitigare i miei dubbi riguardo l'accumulatore, ma un parafulmine? Sei serio? Non siamo in una di quelle vecchie serie TV, anche se l'elettricità funzionasse in questo modo, come speri di usarla? Presto diventerò un moderno Prometeo. Questo non sappiamo come funziona. Sarebbe meglio sapere le istruzioni, credo. Sì, credo che dobbiamo scoprire le istruzioni. C'ha gli orari, però. Allora, il fatto è che noi cosa dobbiamo fare? Nel senso, c'è un ordine di queste attività da fare o... Allora, ah cazzo, però non è ripartito così adesso. Ti riconosco. Eh? Sei tu che ti credi migliore delle cose di cui sai di essere migliore. Capisco il tuo punto di vista, ci sono già passato. Grazie Gerico, grazie per i 12. Buon anno di sportiveggianza. Ci sono ancora. Ma di che stai a bladerà? Posso aiutarti? Sto cercando in tutti i modi di andarmene. Se mi somigli anche solo un po', forse ti aspetti una ricompensa, ma vincere ti trascinerà solo più a fondo. Stai cercando un modo di tenerti i gomiti puliti? Anche io. Ti vedo alzare il braccio sinistro. Sono curioso dello stato del tuo occhio destro. Senti, sto a fare solo il pieno in realtà. Adesso devo andare. A chi mostrerai il tuo biglietto? Stai andando alla stazione ferroviaria? Alle macerie vicino alla stazione? Andrai sotto la stazione? Buonanotte, carissimo. Arrivederci. Ciao, caro. È stato un piacere. Ti saluti in casa, parenti, amici. Lascia fare. Allora, signori, subito dobbiamo correre a fare le cose che sappiamo fare. Non è vero. Andiamo a giocare a campo minato. No, almeno per capire se il campo minato serve a qualcosa. Se no ce lo togliamo dai coglioni. O no? Ah no, 12, 12. Andiamo a vedere prima il 12 che cos'era. No, pure io non ho capito un cazzo, però è figo. Che c'è nel 12? Oh, immagino che questo fosse il motivo per cui c'era scritto 10 su quel post-it. C'è scritto 110. Dentro al cassetto 12 c'è un pezzo di carta strappato. È la pagina 110 di un libro. Il testo parla di qualcosa chiamato il demone d'ogni giorno, di cui lo scrittore o il protagonista ha paura. Dove sarà il libro dal quale è stato strappato? Allora, aspetta. Il demone d'ogni giorno, di cui lo scrittore o il protagonista ha paura. Frankenstein.
In teoria noi abbiamo visto diversi libri. In teoria in Frankenstein il protagonista aveva paura. Il dottor Frankenstein aveva paura del mostro che aveva creato. Ma io capisco se è strappato o meno. Mo che cazzo ne so. Dracula non mi ricordo in realtà. Io mi ricordavo Frankenstein e Dracula. Anche se credo che sia da un'altra parte. Però è difficile che l'abbiano messo qua. Può darsi anche che non sia uno di questi romanzi che abbiamo trovato in realtà, eh. Anche perché poi bisogna capire che cazzo dobbiamo trovare là. No, ho sbagliato. Scusa, riproviamo sto cazzo di campo minato. Ah, fuck. Poi non riesco proprio a capire come cazzo si gioca campo minato. Cioè, ho capito il fatto che quelli sono circondati da uno, quindi sta per forza qua. Uno può sta in tutte le parti. Uno, due potrebbe stare pure qua. Due ce l'ha per forza qua, quindi una sta qua, una sta qua. Quindi questo ce l'ha qua, quindi non ce l'ha qua. Due, quindi questa ce l'ha qua e qua. Uno ce l'ha qua, quindi la bomba sta qua, 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 qua. Qua abbiamo detto che ci sta. Qua pure, due, due pure. C'è qualcosa che non quadra. Fuck! Bene. Vado agli angoli che di solito ci spona. 3, 1, 2, 3. 2. Ok. E a cosa è servita questa cosa che abbiamo vinto a Tris? Magari ci serve la combinazione per qualcosa. Anche i cassettini avevano questa... Vabbè, teniamola a mente, comunque ce l'ha segnata che abbiamo vinto la partita. Quindi i ricordi rimangono. Quindi... Il filo verde acqua conduce fino a una scatola dorata di un piccolo faretto. Riceverà energia dalla scatola di alimentazione in soggiorno? Sì, penso di sì, però dobbiamo pure capire a che cazzo serve. Questo era il cesso. Il cesso l'avevamo già visto e penso che possiamo farlo anche adesso al volo, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma è utile rifarlo un'altra volta? Cioè, dobbiamo farli tutti tutte le volte o... Questo il pannello l'avevamo visto, ma non lo possiamo aprire. Però possiamo chiedere, adesso avendo i ricordi, possiamo chiedere all'elettricista qualcosa in più prima che ci ammazza, no? Magari facciamo altre domande diverse. Vediamo. Cliff. Oh, ehi, mi ricordi chi sei? Ah, finisce così. Ehi, Cliff. Mi stai guardando come se mi conoscessi, ma non penso che sia così.
Ah, quindi solo quando c'è sta Gary ci possono parlare con sto figlio di puttana. Che non so perché faccio così, però. Sono le 9. Oh, signori. Qua. Qua pure c'erano dei numeri e cose che però non andavano. Se calibrate in modo errato, le pompe funzioneranno sopra questo serbatoio, si svuoteranno automaticamente per effetto della gravità. Per le pompe funzionare sono necessario avviare lo scarico manuale tramite questo pulsante. Ok. E può essere utile in concomitanza con il 110 della pagina. No, eh. Vabbè, non ci provo, sti cazzo. Vabbè, signori, io vado sotto. Tanto, cosa può andare storto? Più di essere uccisi ogni volta. È un allarme? Cosa ci ha salvato qua? Guarda dentro il tunnel. C'è una galleria vicino al pavimento, così buia che sembra quasi estendersi all'infinito. Solo a guardarla mi manca il respiro. Non mi interessa molto sapere cosa c'è dall'altra parte, ma anche volendo le sbarre di metallo mi impediscono di scoprirlo. Noi dobbiamo cercare adesso di accumulare più conoscenza possibile. Così poi fai tutto a pressione, se dobbiamo fare tutto a pressione. 20 pannelli in rovere, anta, rivestimento, 6 pannelli, 2 cardini, una maniglia, guarnizione, finestre doppie, sedia di quelle che cucina può bastare. Claro, organizza di conseguenza la casa, per favore. Andiamo prima il post-it. Sulla scatola di alimentazione c'è il post-it che ritrae un riccio di mare, o forse una di quelle vecchie mine nautiche o simili. Ok, quindi è quello che abbiamo fatto a Campominato. Potrebbe essere il risultato di Campominato. E io che devo cliccare qua? Quelli che ho beccato un... o no? No. Io ho segnato adesso quelli dove c'erano i numeri e non le mine. E non ha funzionato. Forse invece dobbiamo prendere quelli dove stanno le mine. Se quello è il simbolo della mina. No? Quindi in linea teorica la mina stava là, là e là sicuramente. Qua, qua e qua. Ok. Mo. Così mandiamo elettricità o a quello giallo o a quello blu. Quello blu manda a quello che abbiamo visto sopra. Ok. Cazzo, mo vorrei andare a vedere sopra, ma quello mo esce il... No, forse il tastierino. Aspetta. Sta per uscire adesso. No, evidentemente no. Cioè, non è che non riceve energia, potrebbe ricevere energia, ma io non riesco a controllare questo pannello qua perché non lo posso aprire. Ah, cazzo, adesso si è aperto. Cliff! Vai via! Ma vattene a fanculo! Aspetta. Più va bene, meno va bene, più o meno pare che non via va bene. Che cazzo devo fare? Non ho capito.
Ah, li devo collegare. Ok. Allora, questo cambia quelli. Io però devo far arrivare la corrente da là. Quello va qua, quindi mi devi scambiare questo. Più e meno. Uno, due. Questo va sempre così. Fuck. Questo non l'ho capito. Cioè, non che non l'ho capito, là mi segnava che devo segnare più. Nemmeno. Vabbè, intanto vediamo gli altri. 17. Allora, quello è da 1. 1, 2. Allora, prima vediamo come funziona. Parte da quello che vale 1. Così arriva a 25. Ok. No, devo andare a premere il pulsante per scaricarlo, credo. Però non ho capito. Devo vedere quanto me ne metteva qua. Fanculo. Mazza quanta roba da risolvere. Ci sta il cavo arancione. Positivo nelle vicinanze, ok. Dobbiamo trovare le soluzioni in ogni dove qua. Dobbiamo trovare tante soluzioni. Allora, abbiamo fatto quella del bagno, il campo minato e di conseguenza questa qua che ci apre il pannello sopra con più e meno. Questa qua sotto della pressione dobbiamo capire come la risolviamo, nel senso che non ho avuto tempo di capire ogni tacchetta quanto dà. Comunque, vediamo pure questo. Il corpo è una macchina, il corpo è una casa. Allora, lo stesso sangue, gli stessi pensieri riciclati, zampillano da cantina a soffitta, da atrio a ventricolo. C'è bellezza nella sinfonia ben lubrificata degli elementi, la caldaia del cuore, la piastra elettrica delle terminazioni nervose, i polmoni carichi di amianto, gli organi orgogliosamente gonfi a ridosso della pavimentazione, le intercapedi brulicano di carcasse animali e corpi umani, le luci sono accese, in casa non c'è nessuno. Quindi paragona un po' la casa al corpo umano. Ma i corpi si ammalano, il legno marcisce, i macchinari arrugginiscono, le case si disfano in cose ben peggiori. La natura aborre il vuoto e punisce chiunque ne crei uno. Subirai l'implacabile processo di invecchiamento, un corpo progettato per vivere, una macchina progettata per morire. Dobbiamo capire tante cose. Ma questa è andata così. Posso provare ad andare a premere il tasto della pressione dell'acqua, se lo trovo. C'è pure quello dell'armadietto. Tasto della pressione dell'acqua, però dove cazzo era? Oh merda. Eccolo. Non abbiamo tempo. Ok.
fuck. Vaffanculo, ma non è vero. Vabbè, vediamo. Sì, andiamo a vedere subito quello sotto. Oddio, vediamo che succede. Un attimo. Ehi, Emily. Pete. Conosco quel tuo sguardo. Ti stai arrovellando. Rivivi questa notte continuamente nella tua testa cercando un modo per uscirne. Vero. Vedi la casa con la porta sbarrata e senza corrente, una specie di metafora ambulante che si aggira per i suoi corridoi, e vedi me nel bosco con la gola tagliata. Sull'ultima parte ho ragione, vero? In realtà te nel bosco con la gola tagliata ancora non t'abbiamo visto. No, ci hai dato buca. Ci hai dato buca dopo tutto. Se pensi questo non te ne faccio una colpa. Per fortuna la porta della cantina si apre da sola, eh? In teoria non dovresti andarci, lo so, ma in teoria non dovresti nemmeno essere assassinata. Dalla nota della camera da letto principale sembra che la combinazione si trovi da qualche parte in cantina, in una specie di gabbia che io non posso aprire. Forse è la gabbia sulla cui porta c'è una serratura con delle barre colorate. Esatto, e sai pure la combinazione? Ok, per adesso è tutto, ci vediamo presto. Ma vaffanculo, questo già l'avevo scoperto pure io. Qual è la combinazione di quella? 3, ma devo fare prima di quella di questo bagno. Io però adesso ho già la soluzione del campo minato, giusto? Ah no, questa si apre da sola, quindi noi fino a quando non si apre da sola non possiamo far niente. Dobbiamo aspettare che si apra da sola. Ok. Però... aspetta, il bagno sta qua. Che poi non so manco se lo dobbiamo fare per forza, però. Tipo il campo minato... Il campo minato me lo devo rifare. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sì. No, come cazzo l'ha aperta la porta? Ho spezzata la schiena. No, più che altro era qui che diceva della combinazione. No, non era qui. Il computer adesso è rotto perché l'abbiamo risolto. Allora, Clara, qualcuno della compagnia elettrica verrà a ultimare l'installazione. Chiedergli di impostare il codice di accesso come specificato sul modulo. Quale modulo? E di bloccare schema e combinazione della gabbia in cantina prima di andare via. Dobbiamo trovare sto cazzo di modulo. Dobbiamo trovare il modulo. Che romanzo potrebbe essere? Sotto che altro romanzo avevamo trovato? Grazie Checco, grazie per i 37, grazie mille. Quale potrebbe essere?
Controlla la valigia. Ehi. Siamo il 110. Caga, non è, non è. Vediamo se mi ha aperto. No, ancora no. L'oscuro scrutatore. Potrebbe essere anche questo. Pagina 110. Quindi è da qui che proveniva la pagina che ho trovato nel cassetto dello studio. Cosa significherebbero queste barre colorate? Mi sa che conviene iniziarci a scrivere qualcosa. Barre, abbiamo il blu, rosso, rosso e giallo. E questa ce l'abbiamo. Mo dobbiamo aspettare, secondo me alle 9 si apre questa. Nel mentre che altro possiamo risolvere? Lo so che i ricordi rimangono, però poi, cioè, mi rompo più che altro i coglioni ad andarli a rivedere qua. Questo non sappiamo cosa sia. Questo è rimasto e me l'ha già... Ah, però, vedi, già me l'ha collegato a questo, che me l'ha collegato a questo, che me lo collegherà sotto, immagino. Questo qua 12 me l'ha collegato a questo qui e va bene, una è da 1, una è da 5. Quest'altra invece che si era impantana da sotto non me l'ha manco segnata, no, vabbè. 420 è la valigia, questo già la sapeva. Aspetta, 420 la valigia. È davvero questa la roba che ho messo in valigia? Capisco che fossi di fretta, ma qui ci sono solo due paia di pantaloni senza nessun indumento intimo. Grazie Robedale, grazie per i 38, grazie mille. Non posso crederci, che imbarazzo. Quindi non c'è niente qua, vabbè. Ma io devo aspettare che si apre questa qua. Se non si apre questa io non posso fare quello elettrico. Perché quello elettrico al momento è ancora bloccato così. Quindi noi al momento dobbiamo aspettare che si apre questa. Perché qua la combinazione non ce l'abbiamo. Questo si ricarica con quello e poi... abbiamo poco tempo qua sotto, quindi. Quello alle 10 e quasi le 11 esce. E questa si apre alle 9? Perché non si sta aprendo sta cazzo di porta? Col fulmine si apre la porta alle 9:17. Allora, questa la devo rifare del campo minato? Credo di sì. Ed erano queste tre. Quindi posso rifare la stessa cosa, no? Sì. E qua dovevo semplicemente fare così. Questa qua pure è da capire come funziona. Allora, cerchiamo di... Vedete, i 17 là e capiamo qua i numeri da quanto sono. Allora, quella piccola sarà da 1. Vediamo. 1. Da 1. Pure questa è da 1. E quella è da 5. Ok. Ok. Quelle là sono tutte da 1 e quella è da 5. Qua però non sappiamo a quanto deve andare. Piccolo dettaglio. Andiamo subito a resettare sopra però, prima di aprire la gabbia. Oddio, dove cazzo si è resettato?
Aspettiamo. Deve essere da 12 forse pure questa qua. Se deve essere da 12... Non può essere da 12 perché quella è da 17. Almeno 17 esce. No. Dobbiamo trovare il coso. Allora, questo deve essere blu. Ah, cazzo, quello sotto. Blu giallo. Blu giallo, no, deve essere blu rosso e giallo. Blu rosso rosso giallo. Fuck. Giallo 3. Ok. Vai. Vai. Perché ogni volta che giravi se ne, ogni tot se ne aggiungeva una. Quindi si dovevano fare un po' di conti per, e poi farla andare dall'altro lato per farne una sola. Il killer silenzioso, in odore e in colore letale, quindi partendo dal giallo e poi risalendo una alla volta. Il random potrebbe essere già insinuato a casa sua. Il pericolo che non puoi vedere, sentire, assaporare, non usare. Lo sapevi che ci sono migliaia di decessi l'anno a causa del radon? Il radon deriva dal processo naturale di decadimento dell'uranio presente nel suolo in cui poggia la tua casa e nell'acqua che bevi. Il radon è la prima causa di cancro ai polmoni tra i non fumatori. Il radon si aggrappa alle particelle di polvere dell'aria. La quantità di radiazione messa a 4 pc. Ok. Sì e no del radon. Sì, smetti di fumare. No, non aspettare. Il radon potrebbe essere già nella tua casa. Sì, fai controllare la presenza di radon in casa. No, non rimandare la manutenzione annuale della casa. Sì, ripara le fondamenta danneggiate e utilizza filtri per l'acqua potabile. No, non ignorare segni gravi. Metti la tua famiglia al riparo. Ok. Va bene. Qua, esamina schema. Sul muro c'è una specie di schema elettronico con attaccata una piccola nota in cui c'è scritto un numero a cifre, 278. E potrebbe essere quello che è qua fuori. Deve essere la combinazione per accedere alla cantina. Ora potrò scendere prima che venga a mancare la corrente, perché qua si apre la porta solo quando se ne va la corrente. Adesso invece ci possiamo arrivare prima delle 9.50. Bella lì. 278. Quindi adesso ci possiamo arrivare prima, anche perché il killer adesso sta per uscire. Leggi nota. Una fattura per la consegna a casa di due generatori industriali della Galnaron in allegato. Una nota scritta a mano. Parker, pensavo che il tuo accumulatore fosse un dispositivo acustico. Perché stiamo improvvisamente cercando di generare più energia di tutta quella che useremo in un anno? Clara. Però comunque mi manca sapere quanto... Mi mancano un po' di cose. Mi manca questa, che non sappiamo. Così sarebbero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Così sarebbero 17. Provaci. Tanto siamo morti. No. Va bene. Adesso però possiamo tornare prima. Adesso possiamo tornare prima. Anche se ok, spero che venire fin qui non sia stato troppo una seccatura per voi. Emily, il viaggio è andato bene, davvero. Non c'è stato nulla per chilometri, a parte gli alberi e ogni tanto qualche mucca.
A un certo punto ci siamo fermati a uno di quei chioschi di arachidi bollite lungo la strada, ma poi abbiamo visto il tizio prendere il mestolo che era immerso nell'acqua di cottura e infilarselo in bocca, quindi ce ne siamo andati senza comprare. Sembra proprio che tu abbia visto qualcosa che ti ha fatto provare sensazioni inaspettate. Davvero? Dovevo dirlo subito a un adulto fidato. Se era una battuta non l'ho capita. Credo che questo sia l'Emily francinese che nessuno parla a parte loro. Questo era quando erano più giovani? Aspetta, volete dirmi che conoscete questa storia? Vi ricordate quando il consiglio artistico locale ha tenuto quella mini conferenza primaverile? Avevo uno stand e stavo impazzendo nel tentativo di produrre in serie piccoli dipinti e riviste autoprodotte, mentre nel frattempo cercavo anche di fare malamente i compiti. E siccome sono una buona amica, mi sono offerta di aiutarla a sistemare le cose per rendere la vita più facile, oltre al fatto che mi serviva una scusa per uscire a guardare la gente. Emily ha chiesto di andare da Kinko a ritirare una scatola di bellissimi opuscoli autobiografici patinati, freschi di stampa. Sono andata, li ho presi e sono tornata giusto in tempo per l'inizio dello spettacolo. Ero così emozionata di vedere come erano usciti fuori i miei opuscoli. Avevo paura ci fossero sbavature o cose simili. E quando apro la scatola scopro che non erano le mie riviste. Invece la scatola era piena di opuscoli super cristiani sulla pubblica sicurezza. Un po' come quelli che danno i tizi del dare o gli stronzi che non vogliono lasciare una mano. Io inizio ad andare nel panico perché le stampe erano costate care e speravo di rientrare nelle spese vendendo gli opuscoli. E invece mi ritrovo con una scatola piena di quelle stronzate che la gente cerca di appiopparti al supermercato. E quelli del banchetto accanto hanno assistito a tutta la scena e volevano leggerli. Ed io ero lì, immobile, e mi sentivo la più stupida del pianeta Terra per aver rovinato la giornata alla mia amica. A quel punto Emily li ha sparpagliati sul bancone, ha scarabocchiato un dollaro su un piccolo cartello e quella roba ha iniziato a vendere come fossero frittelle. A quanto pare i drogati frustrati adorano i volantini del dare. Da allora ogni tanto mi vengono in mente a caso alcuni passaggi di quei volantini. Di no all'alcol, non farti condizionare. Il radon potrebbe essere dietro l'angolo. Vai, vai. Il radon potrebbe essere dietro l'angolo. Sì, quegli opuscoli fanno sembrare le questioni di sicurezza delle vere e proprie entità viventi che vengono per ucciderti. Ricordo che per tenere fuori la legionaria sentivo il bisogno di chiudere la porta a chiave. Franzina, hai fatto il miglior sbaglio possibile. Mi hai evitato di dare spettacolo cercando di convincere i dipendenti del Krispy Kreme a regalarmi qualche ciambella bruciata rimasta bloccata nella linea di produzione o durante un inspiegabile attacco di panico nel parcheggio. È meglio che nessuno assista a queste scene. Quindi grazie ancora per avermi mandato tutto a puttane. Ma le ciambelle te le hanno date? No, neanche una. Ah, quindi hai preso quei volantini proprio alla lettera, eh? Che vuoi dire? Il radon potrebbe essere dietro l'angolo. Ti si addice proprio. Mi metti sempre in guardia su cose oscure di cui non ho mai nemmeno sentito parlare. Ma ho appena realizzato che devo andare a cercare il mio binocolo. Torno subito. Ok. È assurdo che non ti abbiano dato delle ciambelle. Voglio dire, sarebbero comunque finite nella spazzatura, no? Va tutto bene lì dentro? Sì, mi serve solo un attimo. Lo hai già detto almeno un quarto d'ora fa. Beh, avevo promesso agli altri che avrei portato il mio binocolo per il viaggio, ma lo sto cercando e che non sia qui. E credo non sia qui. Perciò adesso... Ti sei rannicchiata su te stessa cercando di non andare in iperventilazione? Esatto. Sì, lo avevo immaginato, ma stavi andando alla grande. Era da tanto che non ti vedevo così. Su di giri. Credo che 20 minuti di su di giri sia il massimo che posso fare. È solo perché Francine mi stava spalleggiando. È davvero imbarazzante. Quando ci siamo conosciuti ero io quella forte. Quella che aiutava Francine a tenere la testa sulle spalle. Ma ora non sono più quella persona. Quella ai tempi della scuola, neanche la riconosco più. Non devi essere perfetta per piacere agli altri. Sei loro amica, li piaci già così come sei. Però si vede che è una persona molto... Cioè, c'è stato secondo me qualche trauma, qualcosa che non è andato. Perché ha detto appunto che lei prima era quella forte, quella, insomma, amicona del gruppo. E mo' invece ogni 3x2 gli viene un attacco di panico. Li piaccio io o è quella che ero a piacergli?
A meno che non, tu non ti sia segretamente dedicata alle possessioni demoniache, quella che eri sei ancora tu. Senti, non voglio farti sentire più in colpa di così, ma sappi che io riuscirei a parlare così a lungo con i tuoi amici solo di analisi di dati. Va tutto bene, sei a posto, gli sei mancata. Anche se non ti perdoneranno mai per non aver trovato il binocolo. Dai, preparo un po' di tè. Ehi, per caso ti serviva un binocolo per trovare quel binocolo? Potresti togliere quelle zampacce dal mio tavolo? Per la miseria, ma chi sei, mia madre? Vorrei solo che non mi rovinassi il tavolo. Ci mangio sopra, sai? Cliff, io e te dobbiamo fare un discorsetto su quella battuta del binocolo. Che delusione che sei. È tutto ok? Laura li ha spenti. Sì, lo so. Queste cose ti preoccupano davvero, eh? Come il pensiero di me che rovino il tuo tavolo. Cliff, piantala. Effettivamente stava là a ricontrollare i cosi, come se avesse, che ne so, tipo una cosa ossessivo compulsiva. E anche il fatto della casa, quindi, che la mette in panico. La sto solo stuzzicando un po'. Il vostro appartamento è così carino. Questa sembra proprio una bella zona. Da qui si riesce a vedere la pioggia di meteore con tutto l'inquinamento luminoso. Dai, non è poi così male se vai tipo un chilometro fuori città. Comunque la luna è solo leggermente crescente stanotte, non c'è competizione con le Perseidi. Il tizio delle arachidi bollite mi ha fatto pensare che forse l'acqua bollente dell'arachidi è buona. Sì, davvero appetitosa. Ma ovviamente, ma oltre a quello, penso che viaggiare diventi molto meno stressante una volta che accetti che le cose in un posto nuovo saranno strane e incerte, invece di tentare di controllare ogni minimo dettaglio, come forse fa la nostra protagonista Emily. Farsi trasportare dal flusso, come quella volta che eravamo in montagna e abbiamo deciso di seguire le indicazioni per un parco divertimenti per famiglie, che è quello che abbiamo fatto noi in Park Beyond, e siamo finiti intrappolati in una specie di città fantasma bruciata e senza uscita. Esatto, lo scricchiolio di una sedia a dondolo lontana, vecchi cartelloni illeggibili e sbiaditi dal sole. Mi sono innamorato di quel pericoloso senso dell'ignoto. Ehi, sentite un po', perché non cambiamo argomento? Abbiamo deciso che fare per cena? Che ne dite di una pizza? Ma la pizza è buona, ma che dite se facciamo qualcosa di diverso? Emily, tu vivi qui, dove potremmo andare a mangiare? C'è un ristorante italiano autentico proprio dietro l'angolo. Ok, prendiamoci una pizza, va. Ah, ok. Anche qui non ha detto quello che abbiamo pensato. È come se avesse paura di dire le cose. In tal caso è meglio andare se vogliamo arrivare da Domino's prima che chiuda. Cavolo, ok, fammi solo fare un giro veloce dell'appartamento prima di uscire. Emily, sul serio? Sei ancora preoccupata per le manopole del gas? Non ha tutti i torti, uno degli appartamenti di fianco al mio era una sorta di dormitorio per i piloti che lavoravano all'aeroporto in fondo alla strada. In città era stato chiuso il gas e non c'era nessuno nei paraggi per riaccendere la fiamma pilota. Nessun pilota per la fiamma pilota? È davvero inaudito. Prima te la prendi con me per la storia del binocolo e poi te ne esci con una battuta del genere? Lascialo perdere. Comunque, con la fiamma pilota spenta, la casa si è lentamente riempita di gas. Quando il padrone di casa è arrivato a chiudere la valvola, l'appartamento era talmente saturo che le finestre si erano deformate per la pressione. È una cosa che mi ha sempre preoccupato. Per esempio, che accadrebbe se i miei polmoni si riempissero di gas e prendessero fuoco bruciando dall'interno. Addirittura. Al gas non servirebbe l'ossigeno per prendere fuoco? E dove si trova di solito l'ossigeno se non nei polmoni? Vabbè ragazzi, forse è meglio che ne parliamo ad altro, eh? E perché mai, eh? Il gas non è un magico mostro assassino venuto per ucciderci. Basta chiudere le manopole e siamo a posto, semplice. Pete, dammi una mano. Pure lui, Pete, è un po' strano però, eh? Fino a mo' ha detto una parola e sta là all'angoletto. Che sia lui l'assassino? Ecco, grazie. Era proprio quello che volevo dire. Guarda, Emily, adesso ti faccio tranquillizzare io.
Però tra l'altro, visto, per caso siamo morti in un inferno di fuoco? No, perciò adesso puoi rilassarti. Quando abbiamo acceso la fiamma nella casa, non la riusciva più a spegnere. Quindi è come se vivesse un suo incubo in quel momento. Wow, Cliff, avevi ragione, mi sento così rilassata. Ora, se potete scusarmi un attimo. Ma proprio attestate al muro? Anche meno. Comunque. Vai. Allora, la combinazione ce l'avevamo segnata qua, 278. Dai. Ora. Qua dentro. Allora, questo non sapevamo che cos'era, giusto? No, a parte che faceva casino. Questo no. Questo ci avevamo, questo, questo e questo, non è vero. Era il contrario. Ok. E qua abbiamo fatto, ma andiamo a fare il positivo e il negativo. Qua non c'è bisogno di riattivarlo in realtà. Questo non sappiamo cosa sia. Qua c'è anche un tastierino, ma non, anche questo non so cosa sia al momento. Questo non ho capito come funziona, ma non possiamo comunque fare niente. Questo non sappiamo a quanto deve stare la pressione in realtà. A meno che non è i 35 che rimangono una volta che abbiamo attivato quello. Allora, 5, 10, 1 e 2. Per farne arrivare 2 là, 17. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Così. Così dovrebbe arrivare a 35 in uscita. No. A 25 arriva così in uscita. 2, 4 per farne arrivare altri 2 là. No, non si può fare. No, si può fare semplicemente scambiando questo e facendone arrivare 2 là e quindi mettendone 3 al primo. Ok. Per il semplice fatto dico sta cosa del 35 perché una volta che facciamo il cesso di sopra ci rimane 35 di pressione qua. No, il tastierino. Santissimo. Credo. Allora, aspetta, dov'era il cesso qua? Era sopra il cesso. Sì. Grazie, Rewind. Grazie per i 63. Grazie mille. Scusate, devo provare a fare pure sta cosa dei bagni per capire se effettivamente serve a qualcosa. Allora, questo era... Oddio, non mi ricordo. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, da 2, vai. Ok. Facciamo sta prova. Grazie, grazie mille. Adesso in questa... Andiamo a controllare... La pressione che rimane qua è 35, quindi in linea teorica... Beh, oddio, non so se sia quel 35. Però... non lo so, però là rimaneva 35, mi ricordavo sta cosa. In linea teorica adesso così, 1, 2, 3, 10, 13. Questo è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 20. No.
No. Eh no, giustamente non ci arriva. Vabbè, poi vediamo se troviamo qualche info. Dove dovevo andare? Qua. Beh, qua non ci attacchiamo al cazzo. No. Allora, là non so se mi fa più e meno, ma mi fa già vedere come dovrebbe essere l'indicazione. Non particolarmente in realtà. Così deve stare. Culo. Più ce l'abbiamo. Se prendo il più mi perde il meno. Sto cercando di mettere la corrente a quello. Sto cercando di fare più e più e meno e meno. Però mi sto perdendo il meno. Armadietto sono... poi vado a vedere. Allora. Perché prima il meno ce l'ho fatta arrivare là, ma se ci faccio arrivare il meno mi perdo il più. Per farci arrivare tutte e due è un'inculata. Proviamo di qua. Più. Sarà un fottuto casino di merda. Più che altro perché sto andando molto a caso. Mo esce l'assassino e siamo fottuti. Allora il più qua c'è arrivato e va bene. Nel mentre sta andando almeno di qua però. Ma se faccio così me lo perdo pure da là. Per far arrivare il meno. Beh, il meno non ci arriverà mai nella vita. Qua il meno ci è arrivato. Per farci arrivare il... Perché poi giustamente per fare uno scombini l'altro. Cazzo. Il più così va sopra. Mo il più sta andando qua. Il meno sta andando di là. E l'assassino sta venendo qua. Vabbè non... Allora, mo che abbiamo fatto qua? Non cazzo niente a sta run. Non abbiamo scoperto niente di più. Come butta, bella? Ok, la scatola di alimentazione in soggiorno è un bel arcano. Ci stiamo a provare. Puoi inviare la corrente o a sinistra o a destra, ho capito. A seconda di come vuoi risolvere l'enigma. Se vuoi aprire la porta d'ingresso, devi inviarla a sinistra. Se hai bisogno di aiuto, ricorda di parlare con Cliff.
Prenditi cura di te se puoi. So che Cliff è l'elettricista, però il problema non è tanto parlare con Cliff, è cercare di far arrivare sti cazzo di cosi. Non è tanto quello. Non è tanto parlare con Cliff. Mo ci andiamo. Che tra l'altro con Cliff ci dobbiamo parlare solo quando sta con il tipo là. Perché sennò lui non ci parla. Questo che era le stricette? Una in alto, una in basso, una al centro. Alto, basso, centro. Vabbè che ce l'ho segnato, ce l'ho la foto. Dove era la cucina? Va di qua. No, tu devi venire dentro, che sennò se parlo con quello non me se incula. Ciao Cliff. E questo così non ci parla. Grazie Vita Tat, grazie per i 35. Comunque molto infognante. Ehi Emily, felice che ce l'hai fatta. Guarda, sono un po' impegnato, stanno succedendo un sacco di cose e mi serve un po' di tempo. Stronzo. Vabbè, andiamo a fare prima quello sopra, va. Vediamo. Homebody si chiama. Io non so se dobbiamo sempre risolverli questi altri. Io nel dubbio li vado a risolvere. Che cazzo vedevo di... Non so se abbia un'utilità questa cosa adesso, però... Non saprei. No, stava qua dentro però quello dell'audio, sbaglio. Quindi ci dobbiamo venire dopo. Dopo che è uscito il killer. E quindi niente, dobbiamo andare a risolvere quello dell'elettricità per il momento. Quindi dovremmo mandare l'elettricità a sinistra per uscire dalla porta. Se la mandiamo a destra, credo che apriamo la porta per andare alla mansarda. Oppure la cosa della musica là. Però non riesco... Veramente a bucio di culo. Anche se così non risolviamo niente, però. Non scappa dai suoi... Dai suoi incubi. Ok, l'abbiamo risolto inutilmente. Quindi dobbiamo risolvere quello a destra. Salve. Ciao Emily. È Emily, giusto? Hai presente chi sono? Sì, sei il signore che ho incontrato a quella, credo che fosse una stazione di benzina. Il mio nome è Parker Nerst. Non ti senti un po' strana a passare tutto questo tempo in casa mia? Casa tua? Non siamo veramente in un rifugio di montagna in Pennsylvania. Quel posto non è casa tua. Roma non è ancora Roma? Sono davvero questi gli ultimi giorni dell'impero romano? Per favore. Dimmi, quando quella creatura, l'omuncolo, ti attacca, lo senti? Senti qualcosa quando muori? Così che si chiama, omuncolo? Immagino che tu stia incolpando me di quello che ti sta succedendo. Onestamente lo farei anch'io. Scopri a chi appartiene questo mondo crudele e saprai perché appare così crudele.
In soffitta troverai un dispositivo che ho costruito con le mie mani, una tecnologia che mi ha rivelato Brooks prima di andarsene a Tangeri, con il nome di accumulatore. Dovrebbe favorire il riassemblaggio cellulare. L'ho creato credendo che avrebbe prolungato la mia epoca d'oro. Certo, avevo circa 50 anni. Avrei dovuto capire che quel periodo era già alle mie spalle. Tuttavia, speravo che mi avrebbe aiutato a ritrovare un po' di quelle sensazioni perdute. Ovviamente non l'ha fatto. Invece nel tempo ha dato vita alla casa, ha creato te, ha creato quella cosa, l'omuncolo, e mi ha reso un bugiardo. L'unico conforto che mi dà questa situazione difficile in cui pare ti abbia coinvolto è che continui a crearti e ricrearti, ma non durerà per sempre. Anzi, sospetto che il semplice fatto che stiamo avendo questa conversazione sia un segno che siamo entrambi nei guai. L'accumulatore è il creatore del mondo in cui viviamo e solo lui è in grado di cambiarlo o distruggerlo. Mo dobbiamo andare a vedere questo accumulatore. Quindi stavolta l'elettricità nella zona blu. Poi dobbiamo aspettare, sì, quella stanza. Che al momento ancora non siamo mai riusciti ad aprire. Proviamo a capire se è quella blu. Ma non ci riusciremo mai a fare naturalmente. Mo abbiamo fatto quella a sinistra che era l'uscita. Ma non riusciremo mai nella vita a fare quella che in realtà ci serve per la mansarda. Sicuro. Allora proviamo. Allora il meno. Allora, il più per farlo andare su. Perché abbiamo due opzioni per ogni cavo. Così ci arriverebbe pure, ma il meno e così mi riperdo il più. Il più così arriva, il meno no. Allora occupiamoci prima del meno, che sembra più cacacazzi. Non so per quale motivo, ma mi dà l'idea di... Il meno così fa il giro, arriva qua sotto. Così arriva al più, il meno non va bene. Così in teoria... però non riesco a recuperare il più. Che se poi mi ripio questo, faccio un macello. Allora, il meno così va almeno dell'altro lato e non serve. Così ci arriva, ma c'è sempre il problema del più. È che uno sputtana l'altro. Cazzo. Ok, mo il più arriva al più. Il meno arriva a questo meno. Però se faccio così mi sputtano il più. Vabbè, qua è a culo. Cliff non ci parla a noi. Se ci sta quell'altro ci parla, se no non ci parla con noi. E poi quello dobbiamo fare. Dobbiamo mandare il meno al meno e il più al più. Cioè non è che ci può dire qualcosa in più. A meno che non lo risolve lui. Gary, con chi stai parlando? Non vedo nessun altro. Ah, comunque, Cliff, questa volta hai veramente visto una cometa. Cliff, sei un elettricista, giusto? Che cosa possiamo fare se c'è un blackout? Se chiedi all'email... No, ma in realtà sono un elettricista. Perché me lo chiedi? Non si sa mai. Non c'è niente di strano di essere preparati, no?
Ci basterà resettare l'interruttore, che è molto semplice da riparare. Il problema è che il quadro elettrico di solito sta vicino a terra, il che implica che sia nella cantina e la cantina è chiusa. Ok. Oh, davvero? Questo è interessante. Se è una serratura elettromagnetica, dovrebbe avere un sistema di sicurezza per quanto manca la corrente. È stata installata negli anni 80, molto prima che potesse anche solo pensare di passare e affittare lo spazio come un microcomputer tascabile. Di solito questo tipo di serrature sono utilizzate nelle porte antipanico, così non c'è rischio che le persone restino intrappolate e il proprietario dell'immobile non si becchi una denuncia. Però questo non ci aiuta a scendere di sotto. Cliff, hai visto la scatola di alimentazione del soggiorno? Sì, quello strano involucro sul muro. Una scatola come quella che controlla la distribuzione elettrica. Di solito ciò verrebbe fatto con semplici interruttori, ma in questa configurazione parte della distribuzione del cablaggio viene scaricata sui componenti dell'intero involucro, all'interno dell'involucro, il che consente di scegliere dove inviare l'energia. E questo l'avevo capito. Sembra che l'energia fluisca dai terminali positivi e negativi in basso a una delle coppie positive e negative a sinistra o a destra. E va bene. Devi allineare la connessione della casella per formare... Vabbè, ci dice quello che sappiamo già, ma che non riusciamo a fare perché ci vuole una buccia di culo. Ma puoi farlo solo sul lato alla volta, e questo sapevamo. Anche grazie DB, grazie per i 18, grazie per l'anno e mezzo. Collega meno con meno e più con più, e finché più e meno non entrano in contatto diretto l'uno contro l'altro andrà tutto bene. Quell'affare è così strano, sembra uscito da un negozio di giocattoli per bambini intelligenti. Già, sembra vecchio, fatto a mano. È ridicolo. È proprio arcano, è magnifico, ne sarei affascinato se non mi desse tutte queste preoccupazioni. Sembra quasi che il proprietario della casa volesse che fosse difficile da comprendere. La domanda è perché? Quindi stanno tutti completamente ignorando il puzzle in stile escape room in soggiorno? Forse non si sono accorti di quanto sia normale. Chiunque abbia costruito quella cosa stava cercando di tenere qualcuno fuori da qualcosa. Se qualcuno è così paranoico, in primis non dovrebbe affittare la sua casa a degli sconosciuti. Dovremmo andare a dormire fuori. Inoltre, giusto per fartelo sapere, non funzionerà senza alimentazione. Immagino dipenda dall'interruttore del circuito principale. Ma se è coperta, come fai a ricordare di averla vista? Stai solo provando a indovinare? Io, non lo so, ho la sensazione di averla già vista, come una specie di déjà vu. Vabbè, niente, quello si doveva fare e l'avevamo capito. Dobbiamo solo risolverlo. Più o meno. Allora, cerchiamo di, prima di tutto, credo, di dividere questi. E così non si dividono neanche. Allora, il meno arriva al meno adesso. Il più non arriva al più. Grazie Justil, grazie per i 18, grazie mille. Però se il più non riesce ad arrivare al più con queste due mosse senza sputtanare il meno, questa non è giusto. Senti, biondo, va a risolvere quel cazzo di cose, mi sono rotti i coglioni. No. Vabbè, va.
Mannaggia la puttana. Allora, partiamo da sopra, quelli che non servono. Più questi dovremmo metterli comunque così, se no si inculano tra di loro. Meno così va dritto per dritto. Il meno così ci arriva. Cerchiamo di farci arrivare pure sto fottuto più di merda. Così non ci arriva più neanche il meno. Così il meno ci arriva. Come facciamo ad arrivarci più? Senza sputtanare. Non si può fare. Non lo so, signori, questo non riesco a risolvere. Boh, vabbè. Andiamo a fare altro. Andiamo a quello dove scemo il killer. Magari se riesco a nascondermi per tempo. Non mi ricordo dove cazzo mi potevo nascondere. Ah, questo è il cesso. Merda. Dai, dai, Cristo. Grazie, Trezzo. Grazie per i 36. Grazie, caro. Grazie per i 3 anni. Dobbiamo aspettare che mo si incula questi e poi risaliamo. Per provare quello della musica, poi altro non possiamo fare. Questo onestamente non ci riesco a farlo. Purtroppo questo qua non ho capito. Possiamo ispezionare anche i corpi, attenzione. Allora, se non ricordo male, questo cos'è? Ah, questo è quello che abbiamo fatto ma non funziona. Questo è dove siamo stati inculati. Cioè, in realtà no, quella a sinistra abbiamo fatto e quella a destra è il problema. Su, basso, centro. Ok. Su, basso, centro. Ma deve essere tutto viola. Ok, credo che...
Oh, proviamo a vedere sotto se... Vabbè, tanto questo ormai avrà già ammazzato tutti, quindi a noi sta a cercare. Questa la apriamo se mettiamo la corrente. Non so perché gli sia andato incontro, io non stavo premendo niente, ma va bene. Non servirà a niente questa cosa, credo, ma... Su una vecchia stampa c'è scritta la parola "stay" con rombi neri tra le lettere. Perché qualcuno dovrebbe prendersi la briga di chiudere a chiave una cosa simile? Dove possiamo inserire lettere o rombi? Questi vedete che poi pian piano si va a ricollegare tutto tra loro. Però questo onestamente non saprei proprio dove collegarlo. Qua l'unica cosa possiamo fare a caso questo 10, 11. Cinque, dieci, quindici, venti. Cinque, dieci, quindici, venti, venticinque, trentasette. È utile il 37? No, non è utile il 37. Vabbè, dai signori, tanto qua non possiamo fare più niente. Dobbiamo cercare di aprire solo quella cazzo di porta, perché stay non serve a niente, credo. Al momento abbiamo solo delle combinazioni numeriche che potremmo aprire. Quindi a questo punto guardo Gary e dico: siamo in due, e lui vuole chiaramente fare marcia indietro, ma io invece no, non intendo lasciar perdere. E quindi abbiamo fissato quel tizio finché non è stato lui a decidere di fare un passo indietro. L'avete minacciato? Eh? In realtà non ha mai avuto intenzione di litigare, stava solo scherzando. Quindi tutto questo è successo al Roadhouse? Esatto. Non vado a Roadhouse dall'ultima volta che ci siamo stati tutti insieme. Il giorno che abbiamo visto le Perseidi. Deve essere stato tipo quanto? 3 anni fa? Eh già, ci fa piacere che hai deciso di onorarci nuovamente con la tua presenza. Beh, mia nonna è morta proprio nel periodo giusto. Non saresti venuta altrimenti? E io che pensavo fosse Pete, quello inaffidabile. E... sono stata molto occupata. Allora rilassati, siamo venuti per divertirci. Ci faremo qualche drink, guarderemo un po' di spazzatura spaziale che vola in cielo e sarà tutto fantastico. Ma il locale non è appena fuori città, dove stiamo andando? Stiamo andando nel posto dove lavoro. E perché? Ma soprattutto come mai me lo stai dicendo solo adesso? Così arriveremo al locale dopo tutti gli altri. Gli ho dato appuntamento più tardi, volevo assicurarmi di non dover ritirare il mio ultimo assegno da solo. Il tuo ultimo assegno? L'ultima volta che abbiamo parlato sembravi entusiasta di quel lavoro. L'ultima volta che abbiamo parlato è stato tipo 14 mesi fa. Mia madre mi doveva dei soldi. Va tutto bene.
Ok. No, ma si vedeva che c'avevano un rapporto un po' particolare. Aspetta, ma non abbiamo appena passato l'uscita di Riverside? Non avevi detto di lavorare lì? Sai che giorno è, Emily? È il 13 agosto, no? Venerdì 13 agosto. E quindi? Da quando sei diventato superstizioso? Aspetta. Non mi dire che hai paura di tornarci. È per questo che hai mollato il lavoro? Questi non sono lavori sui quali puoi contare a lungo. O ti spacchi la schiena per anni o smetti prima che sia troppo tardi. Ok. Il mio amico Martin, un tipo un po' più grande, con moglie e due figli, stava osservando un altro ragazzo, Brian, mentre gettava delle fondamenta alla guida di un camion con il cassone ribaltabile pieno di ghiaia. Insomma, il mezzo colpisce un fascio di armature, l'impalcatura crolla, Martin cade nella fossa e il camion si ribalta dietro di lui, quel tanto che basta per scaricargli addosso tutta la ghiaia. E così si ritrova immerso fino al petto, ma con le braccia libere. È reattivo, si sente bene, un vero miracolo. Ma si scopre, voglio dire, che lì dentro con lui ci sono 18 tonnellate di ghiaia, giusto? Tutto quel peso ha spinto l'ossigeno nel sangue e nel suo cervello, e sotto la vita è schiacciato. È solo, un enorme grande livido. Nel momento in cui lo avrebbero tirato fuori, tutto quel sangue sarebbe finito improvvisamente nelle gambe, mandandolo in stato di shock e lasciando il cervello senza vita. Quindi hanno chiamato la famiglia, spiegato la situazione. Loro lo hanno abbracciato, gli hanno detto addio. Poi lo hanno tirato fuori e se n'è andato. Madonna, che brutta cosa. Cristo, è terribile, Cliff. Lo hanno davvero tirato fuori così? Non mi credi? Non ti credo. No, ti credo, è solo che... sono cose che succedono. È capitato a qualcuno che conoscevo, Emily. Ed è quello che accadrà anche a me. O vivo intensamente o muoio giovane come Martin. O divento un vecchio stronzo impacciato come mio padre. Occhi sulla strada. Attenzione, sennò ci ammazziamo con la macchina. Non ci meritiamo questo. Mi dispiace, Cliff. Lo so, dispiace anche a me. Aspetta, ma dove siamo? Per quanto tempo abbiamo guidato? Allora. Che poi questi intermezzi ti deconcentrano un pochino da quello che è il nostro obiettivo. L'obiettivo è sempre quello della cosa là, perché poi non abbiamo trovato altre cose interessanti. Cioè, non è che non abbiamo trovato altre cose interessanti, è che, per dire, pure quello che abbiamo letto qua sotto non serviva un cazzo. Credo. Stay. Che me sta a rappresentare? O due sono le cose. O ci siamo persi qualche documento che ci può essere utile. Perché tipo pure qua, possibile che non c'è un qualcosa che ti spieghi? E poi in realtà potrebbe essere questo qua di fronte che ci dice qualcosa. Cioè questi tubi in realtà, visivamente parlando, sono sempre quelli dell'acqua, ma... allora, abbiamo provato il 37, abbiamo provato il 33. Non è che c'è rimasto pure troppo da provare qua, eh. 5 10, 15. E il 25 l'avevamo fatto. Quattordici, 29, stavamo provando. Per provare cose diverse, insomma. Quindi era il 29. Non farti friggere, resta dentro. Anche se l'acqua della piscina conduce l'elettricità, la verità è che il tuo corpo la conduce ancora meglio. E al contrario dell'acqua della piscina, il tuo corpo ha al centro un cuore pronto a essere fermato da un fulmine.
Ricorda, il fulmine può colpirti anche se non piove. Il fulmine sa dove ti trovi. Il fulmine è più veloce di te. Tuffati con prudenza. Che cazzo. Che cos'è? La serie ricordati che devi morire. È anche male. Aspetta, però questa è quell'arancione che ci porta alla piscina. Vacca troia. Mo non lo so questa. Sta manna a caso pure qua. Il capo arancione che proviene dal piano terra scompare attraverso questa porta. Beh, qua non so quanto potrebbe essere. Qua ne abbiamo 2 da 5. Noi possiamo variare in realtà solo questo e questi. Ma lì non ci arriverà mai. No, ci potrebbe arrivare perché quello è da 10. Quello è da 5. Quello è da 5, quindi ne abbiamo 20. Quindi qua però possiamo fare 20, 10. Allora, là sono 5... 25, 25, 50. Il primo quanto avevamo fatto? Che poi siamo passati a 29. 12, 29. Non c'è un rapporto? Qua potrebbe essere... Allora, quei due fanno 50 e si riempiono per forza. Potremmo fare 50, 60... 61, 62, 60... Beh, proviamo così. Io dubito che possa funzionare, ma nel mentre... Questo proviamo a metterlo... Oddio, lo mettiamo tutto. Non lo mettiamo niente, si arriva a quell'altro. Proviamo a fare così, in realtà. Mi riempie questi che arrivano a 50, queste due. 50, ne rimane una fuori di là, però, così, Perché quelli sono 5... E arriviamo a 85 con una del resto. Fai così. Se la vuoi buttare. Ok, non era 86. Va bene. Sono le 9 intanto. No, qua si nasconde. No, non te devi nascondere. Dobbiamo capire che cazzo dobbiamo fare. Aspetta, c'è un'altra porta però. Ah, qua tipo ci friggiamo, credo. O no? Non si capisce. C'è sto coso qua sopra. Vabbè, se ci friggiamo non fa niente, signori. Pavimento bagnato. No, non ci friggiamo ancora. Quasi. Questo non so proprio cosa sia. Un filo rotto è scoperto all'interno di una stanza che si sta lentamente allagando. Non ci vuole uno scienziato per capire che questa è una pessima combinazione. Aspetta. Sono due linee uguali, no? Che già sta messo giusto in linea teorica. Grazie Mr. Jackson, grazie per i 37, grazie mille. Ah, posso cambiare solo questi due? Ok. Questo pure è uguale. Ah, ok. Qua mi pare uguale. Non niente. Ma che cazzo. Ho pure a capire che cazzo
Ah, aspetta, allora. C'è una nota attaccata al pannello. Parker, per recuperare le istruzioni della pompa industriale, prima fai riavvolgi e poi stampa. Allora, qua, aspetta, calcolate che sono. C'è il 10. Però manca un... ne manca uno di post-it. C'è un... che numeri erano, scusate? Il 10, ne mancava uno. Poi che era il 9 e l'11. Ieri sera Cliff ti ha messo davvero in difficoltà, eh? Intendi quando mi stava deridendo per la paura di morire bruciata? Forse credo di essere d'aiuto. 10, 9 e 11, ok. Però mancava uno tra il 10 e il 9. Sembrava c'era l'ombra di un posti. Intendi quando mi stavi deridendo per la paura di morire? Ok. Vabbè, tra un po' ci salutiamo, signore. Abbiamo fatto mezzanotte, è una figata sto gioco, però comunque è abbastanza complicatuccio. Poteva almeno scusarsi. Sono quasi sicura che si aspettasse un grazie. Comunque, grazie per aver preso le mie difese, lo apprezzo molto. Ma figurati, tu avresti fatto lo stesso per me. Ricordi quando siamo rimaste intrappolate nel centro commerciale di Brockridge in attesa che finisse il temporale? Ah sì, in realtà ci stavo pensando anch'io, forse a causa della pioggia torrenziale. Il parcheggio aveva la forma di una ciotola con in mezzo il centro commerciale. Le fogne si intasarono e si allagò tutto. Avviarono un generatore d'emergenza per tenere accese le luci mentre attendevamo che dalla città portassero una pompa che dragasse l'acqua. Alla fine ci passammo anche la notte. Ricordo il rumore del generatore non mi faceva che il rumore del generatore non mi faceva dormire, ma in realtà era anche la preoccupazione a tenermi sveglia. Sì, mi sembravi un po' agitata in effetti. Eri certa che la cupola si sarebbe rotta, riversando l'acqua su di noi. Uno scenario piuttosto apocalittico. Tu non avevi paura? Beh, non sprizzavo gioia, però non mi dispiaceva essere isolata. Mi piace quando ci sono poche variabili. Concentrarmi su un'incognita grande e spaventosa mi distrae dalle altre incognite più piccole. Ho immaginato di giocare a uno di quei videogiochi su CD pieni di enigmi che ci piaceva tanto risolvere. È un ottimo ragionamento. Mi ero quasi fatta prendere dal panico, ma tu eri così allegra, così coraggiosa, che alla fine mi sono anche divertita. Anche se rischiavamo di morire affogate. Madonna. Emily, tutto ok? Sì, mi chiedevo cosa sarebbe successo se l'allagamento non fosse cessato. Se la città non fosse stata in grado di fermarlo, avremmo potuto comunque fare qualcosa o saremmo state impotenti? Ma perché ti preoccupi improvvisamente di qualcosa che è già accaduto? Quella notte è andato tutto bene, certo. Ma la prossima volta? Intendi dire la prossima volta che rimarremo intrappolati in un centro commerciale allagato? Sono lì che galleggiano male. C'ha delle visioni un po' pessimistiche lei, eh? Per carità, eh. Ne ha ben d'onde, però anche meno. E quindi. No. Vaffanculo. Qua non col... Allora apro ma non attacco la corrente. Qua ricordiamoci che era 29. Quindi allora per arrivare a 29 era 10, 10, 20, 5, 5, 10, 15, 1, 2, 3, 13. Non mi ricordo come cazzo avevo fatto. 4 4 14. Ok. Ora in teoria se io non ho collegato la corrente. Vabbè, adesso in realtà la corrente c'è. Giusto? Allora qua non sapevamo questa. Questa prima ci avevamo provato. Allora, 5, 10, 25, 50, 75, 75 usandone 5, 10, 15.
Quindi ne rimangono 14. È uguale comunque così in realtà. Non può essere. Ventidue, cinque, dieci. Vabbè, siamo andati a caso pure all'altro. Allora qua. Allora, queste le avevamo viste. Però dovevamo andare a vedere sopra 10, 9, 11. Ci manca una. Riavvolgi e poi stampa. In pratica utilizzi il mainframe solo per questo motivo. Quindi non capisco come mai sia così difficile da ricordare. Nel caso te lo sia dimenticato, la guida per la calibrazione del mainframe è nello studio meno C. Che cazzo è lo studio meno cimo? Questo non sappiamo come. Non ce li ha aggiunti neanche qua, credo. Fogli a terra? Questo l'avevamo attaccato l'altra volta, ma che cazzo ci abbiamo fatto? Comunque niente. Serve a qualcosa? Ah, mi sa apri sta porta in realtà. Vabbè, non serve a un cazzo quindi. Questa. No, no, nasconditi. Che volevo fare? Ah, dobbiamo andare a vedere quelli che stanno là. Il blu non siamo riusciti ad accenderlo. Scusa. Dobbiamo vedere al 10, 9 e l'11 cosa c'è. E ce ne manca un altro. Allora, al 10 sporcizia. 9. A 6 facce, a 12 e a 20. Ci può essere utile? Ci mancava sempre un altro però, 10, 9, 11. Vediamo cose che ci possono essere utili, magari. Capire. In realtà questo qua, il cassetto, contiene ricevute di progetti di costruzione, un sacco di lamiere e armature. Allora, Dracula non mi serve. Per vedere un attimo qualcosa, ci salutiamo.
aspetta, un'altra cosa voglio fare. Resettare. Ma dove cazzo si resettava sotto? Vaffanculo. Ma pure qua mi sa che dobbiamo andare comunque totalmente a caso, perché... 26, prima abbiamo provato quello. Allora, così ne abbiamo 5, 10, 15 e ne rimangono comunque 11. Se lo facciamo pieno. 10, 5, 10 e so 20. Potrebbero quindi essere 50, 60, 70, 80, 5, 10, 20, 1 e 2, 1, 2, 3, 4. Mi sa che l'avevamo già provato, eh. Cazzo, me lo... non sei ancora in grado di trovare la soluzione. Lo so, non ci abbiamo i numeri. Aspetta, qua sulle pareti ci stanno i numeri, però, eh. Allora, vediamo qua, ispeziona cavo. Non me ne frega un cazzo del cavo, in realtà, eh. No, qua già moriamo. Vabbè, dai, signori, ci salutiamo qua, dai. Non siamo riusciti a fare né l'elettricità sopra. Allora, cosa avevamo fatto suonare? Che avevamo sbloccato Stay. Che non so a cosa servisse. Qua sotto la pompa, non lo sappiamo. Questo ci viene a dare una mano, vediamo che dice. Quindi hai conosciuto il proprietario della casa? Nest. Sì. Sì, questa volta aveva senso al 15%. Si è impegnato molto con quella macchina, con quel macchinario in soffitta che non abbiamo visto. Dovresti andare a dargli un'occhiata. Non resta che andare sopra, quindi. In soffitta, intendo. Vi si accede da una porta rossa. Non c'è nulla là attorno che possa aprirla. C'è un cavo verde acqua che parte dal soggiorno e arriva fino alla porta della soffitta. Forse devi prima risolvere il lato destro della scatola di alimentazione in soggiorno. Ci ho provato, stronzo. Non ci sono riuscito. Che cazzo, è inutile. C'è da, c'è ripete cose che sappiamo, ma non siamo riusciti a farlo. Va bene, signori. Bello, bello. Devo dire, molto, molto figo. E molto interessante anche per quanto riguarda gli enigmi e quant'altro. Mi spiace che non so se lo rivedremo per il semplice fatto che è infognante. Ma sti giochi, se li giochi di seguito, va bene. Infatti, abbiamo fatto abbastanza tardi. In realtà, ci abbiamo fatto 2 ore e 40. Però a me questo genere di giochi piace. Non so se avremo modo di rivederlo, perché mo passeranno parecchi giorni, quindi probabilmente ci dimenticheremo tutto, senza ombra di dubbio. Però mai dire mais. Molto molto figo. Poi Bloodflower l'ha tradotto, quindi dai, dai. Certo, devi dare tutti i libri, però questo è da segnalare, da segnalare. Dai, ragazzi, noi ci vediamo. Quando ci vediamo? Oggi che giorno è? Giovedì, quindi ci vediamo domenica, signori, in live.